uomini e donne. Ecco. È tratto dall'omonima trasmissione di Maria. De Filippi, io non so quello che sta succedendo, ma lo vedo affaticato e sono assai preoccupata. Vai. Ora, Giulia Pantaleoni e Sara Quaresima. Buonasera a tutti e benvenuti a Uomini e Donne. Claudiano. Buonasera, Claudiano. Claudiano, per te c'è Valeriana. Un applauso a Valeriana. Se non applaudite, vi caccio dalla Mediaset. Claudiano, per te c'è Katiana. Ah, sta qui. Ciao Claudiano, ciao Maria, ciao a tutti e volevo salutare anche il palinsesto che ha saputo che è stato poco bene. Ciao Vali! E a proposito di persone che stanno poco bene, volevo salutare Gabina il marrone col nero. E inoltre Claudiano, volevo dirti che stando qui nel mondo dello spettacolo ho imparato che bisogna sempre migliorarsi, quindi per tutti quelli che dicono che c'è la puzza sotto al naso, ho deciso di mettere i soldi da parte per rifarmelo. Che cosa? Il naso. Ah! Hai deciso di mettere da parte i soldi per rifarti il naso? Ma brava, brava, brava! Beata te, se avessi i soldi me lo rifarei anch'io. Comunque, ciao Claudiano, ciao Maria, ciao Darwin e ciao anche a tutti voi. Sai Claudiano, quest'estate, oltre a fare la DJ alle giostre di Viale Ceccarini a Riccione, ho anche fatto la PR ai calcinculo delle giostre di Torbella, che peraltro saluto. Ciao calcinculo! Inoltre, beh ecco Maria, volevo ringraziarti perché per me essere qui a Uomini e Donne è come sognare e dato che a me piace molto dormire, beh insomma fai 2+2, il gioco è fatto. Fa 4. Ma 4 che? No, dico 2+2. Fa 4. No! Sei dolcissimo, Claudiano! No, sei no, scusa, Maria, scusami. Bella, scusa, perdonami. Oh, un attimo, scusami, stavo parlando io. Se mi interrompi, mi sembra un attimo un po' scorretto. Valeriana, ma scorretta cosa, Valeriana? Che c'è la cinta che non c'entra niente con le scarpe. Valeriana, fatti furba! Bella, io sono Castana e sto benissimo così. Furba non me ce faccio, va bene? Guardate, questa sempre a cercare il pelo nell'uovo, mamma mia. Cosa hai detto, Valeriana? Che ho detto? Non mi ricordo. No, Valeriana, te lo dico io che cosa hai detto, Valeriana. Tu hai detto mamma mia, Valeriana. Tu mia madre non la tocchi, Valeriana. Tu mia madre la lasci fuori, Valeriana. Mia madre la lasci fuori! Non toccare mia madre! Non la toccare! Mia madre! Hai finito? Hai non finita? Toccare mia madre! L'hai finita sta cinemata? L'hai finita? Hai finito di far cinema qua davanti a te? Ho finito di fare il cinema! Ma brava, brava, brava! Valeriana, l'ho capito che quando parlo con te la devo finire di fare il cinema, Valeriana! L'ho capito che quando parlo con te non devo fare il cinema! Ma la smetti, siediti, eh! Grazie, perché scusa Maria, ma adesso ci sarebbe un momento molto importante. Claudiano, io questa notte ti ho scritto una poesia. Questa notte, Claudiano, sì. Questa notte l'ho scritta io, Claudiano. Sì. Sì. E se Maria e la regia mi permette, io mi accingerei a recitarla secondo i sensi dell'articolo 626 sulla libertà della ma firma. Ma muoviti 3 ore su un po'. Ebbene sì, testo di Valeriana Gracci, musica di Ghost, quello in cui lui muore, e regia di Beppe Vessicchio, vai Beppe! La nebbia agli irti colli, pioviginando, sale. E sopra il maestrale piove. Ah, Valeriana! Valeriana! Beppe Vessicchio Centano, cari, fermate la base! Valeriana! Valeriana, a parte la musica di Ghost, quella in cui lui muore, che Valeriana, non ci siamo, non ci siamo. Ah, Valeria, sta cosa non è tua, Valeriana, non è tua. Bella, questa cosa, come la chiami te, è mia e c'ho le prove non che l'ho scritta stanotte. L'ho scritta io questa notte per Claudiano. L'ho scritta io questa notte per Claudiano. Non è tua! Oh. Ma brava, brava, brava. Complimenti, Valeriana. Bravissima. Perché
bene, sì, Maria, perdonami. Questa poesia non l'ho scritta io. L'hanno scritta per me le mie amiche Giusy Ferreri e Mara Maionchi. Un applauso, grazie. Ma vai, amiche, ma quali Giusy Ferreri e Mara Maionchi, Valeriana? Che questa l'ha scritta Fiorello nel 92, Valeriana. Ma sei sicura? E certo che sto sicura. E per di più l'ha pure rivisitata Capri Monte l'anno scorso, Valeriana. Se non le sai le cose... Salle. No, se non le sai le cose... Comunque, Claudiano, sì, per me sarebbe difficile dirti che non sarei contenta se scegliessi me. E perché sarebbe difficile dirmi che saresti contenta se scegliessi te? Beh, ecco, perché è la prima volta che riesco a dire ad un uomo una frase con un condizionale ed un congiuntivo senza sbagliare. Grazie! No, no, Maria, Maria, grazie! Maria, io esco, Maria. Grazie. Io esco, scusate, grazie, scusate. No, io esco, Aspettate, ma ti hai lasciato da solo. Ma venite qui, Giulia Pantaleoni e Sara Quaresima. Prego, prego, è tutto vostro il palco. Grazie.